Buongiorno, io sono Barbara Libardi e ho un solettificio, faccio produzioni di sottopiedi per calzature da donna e siamo diciamo presenti nel mercato dal 1979 e operiamo nella Riviera del Brenta un po' con alcune firme, un po' con marchi non conosciuti e lavoriamo e operiamo anche all'estero. L'azienda in qualche modo ritiene che sia sensibile al tema del green e della sostenibilità? Sì, la mia azienda diciamo è abbastanza sensibile, ovvio che non facendo un prodotto finito ma un prodotto, diciamo un accessorio per la calzatura, io devo un attimo attenermi a quello che è il tacco, la tomaia, la calzatura diciamo finita in tutto e per tutto, per cui il mio raggiungimento è al fine di fare la produzione ecosostenibile rispettando ovviamente l'ambiente, quindi ottimizzando un attimo i costi, rispettando quello che è lo smaltimento dei rifiuti e quindi sensibilizzare intanto i miei dipendenti nel rispetto e poi produrre un qualcosa dove anche gli altri accessoristi o coloro che appartengono del settore della calzatura riescano ad apprezzare. E ritiene che iniziative come quella che la vede coinvolta adesso, quel progetto Green Rose, possono in qualche modo essere di utilità o comunque possono sensibilizzare ecco, il mondo femminile dell'imprenditoria? Beh, sicuramente sì, prima di tutto appunto come tutti noi sappiamo la donna, diciamo il sesso femminile è molto sensibile a queste cose e poi per me è il futuro perché alla fine stiamo guardando tutti al sostenere l'ambiente, a sostenere tutto quello che è ecologico.